Salve, bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare un tutorial in Pandanenci e andiamo a fare Harry Potter. È molto grazioso, piacerà molto ed è semplice da realizzare, è alla portata di tutti. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il nostro Harry Potter dobbiamo utilizzare la sagoma che vi fornisco sotto nelle informazioni, troverete questa sagoma da stampare. L'ho disegnata e andate poi a ritagliare il contorno. Dovete tagliare prima la testa in questo modo, ritagliate tutta la testa e il corpo in questo modo. Andate a ripilare bene tutto il contorno e dovete lasciare poi, andate poi a sistemare un pezzo di un altro po' di carta, diciamo. Andiamo a ritagliare questa parte del collo. Andremo poi a mettere un po' di scotch dietro, in modo che quando andremo a ritagliare sulla stoffa dobbiamo fare anche questo, che andrà inserito poi nella testa del nostro Harry Potter, in modo che sostenga meglio. Andremo a fare un foro poi dietro, vi farò vedere, e andremo poi ad inserire questo. Quindi quando dovete tagliare sulla stoffa o sul Pandolenji, ricordatevi di realizzare questo piccolo collo che poi andremo ad inserire. Sul Pandolenji color carne andate a ritagliare la sagoma sulla parte davanti in questo modo. Andate a fare il tracciato con la matita e poi andate a ritagliare questo contorno. Dovete poi fare la stessa cosa sul Pandolenji nero. Dovete andare a fare la sagoma, ma questa volta la sagoma, anziché metterla così, la dovrete mettere a testa in giù, in questo modo, che questa sarà la parte di dietro dei capelli. Andremo a ritagliare. Io ho utilizzato un gessetto sul nero perché non si vede, questi gessetti per cucito da sarta. Andate a realizzare la vostra sagoma e poi andate a tagliare. Andiamo a tagliare queste due parti e poi dovremo ritagliare dalla testa. Dopo aver fatto queste sagome, dobbiamo andare a ritagliare la parte davanti dei capelli. Quindi andiamo a tagliare questa sagoma nel contorno in modo da realizzare la parte davanti dei capelli. Quindi fate prima questo lavoro e poi successivamente dovete fare questo. Andate a tagliare bene bene il contorno e poi utilizzeremo questa sagoma dei capelli per realizzare la parte davanti sul Pandolenji nero. Continuate così fino a realizzare la sagoma. Questa è la nostra sagoma e dobbiamo andare a ritagliare anche questa, quindi facciamo il tracciato con il gessetto della sagoma e poi andremo a ritagliare. Dobbiamo poi andare a ritagliare gli occhiali e disegnarli poi su quella parte qui che abbiamo realizzato precedentemente. Dobbiamo andare a ritagliare gli occhiali e fare alla stessa altezza, lì dove vediamo. Andiamo a fare con la matita il tracciato e riportiamo lo stesso disegno sulla stoffa o sul Pandolenji. E anche questa sagoma è stata fatta. Volendo potete anche fermare con gli spilli e poi andate a ritagliare per bene tutto intorno. Oppure potete mettere un po' di colla, però lo dovete fare alla parte interna naturalmente e poi ritagliare, facendo attenzione di metterla al lato corretto. Per essere sicuri di procedere bene, potete anche andare, prima di fare il tutto, andate a realizzare la sagoma delle orecchie e dei capelli di quello che ci manca. Quindi andate a fare in questo modo, in modo che avrete l'altezza giusta di dove andare a lavorare. Fatto questo, possiamo andare a ritagliare gli occhiali
in questo modo e li andiamo a disegnare. Andiamo a ritagliare poi l'altra parte e disegniamo anche la parte superiore. Se avete della carta copiativa potete anche realizzare direttamente, utilizzando la carta, i vostri occhiali. In questo modo farete prima, ma rischierete poi di magari di rovinare con la carta il panno lenci, perché è chiaro e quindi potrebbe rovinarsi. Andate a fare questo lavoro, fermate bene, potete utilizzare anche gli spilli e vi aiutate. E andate poi a realizzare allo stesso modo gli occhi e il naso e la bocca. Andiamo ora a ritagliare la nostra sagoma. Ritagliamo anche queste altre due sagome. Queste sono le nostre sagome ritagliate e con il filato nero dobbiamo andare a tracciare e a riempire le ciglia e gli occhiali. Andiamo a fare un punto erba in modo da ricamare la sagoma degli occhiali, e poi con rosso o con rosa andiamo a fare la bocca. Entriamo con il filo in questo modo, facciamo i nostri piccoli tratti, ritorniamo sull'ultimo e andiamo a realizzare la base per gli occhiali in questo modo. Realizzando il punto erba andiamo a ricamare la forma degli occhiali. Andiamo a seguire il tracciato che abbiamo fatto con la matita. Andate a fare tutto bene il contorno. Andiamo a fare pure le sopracciglia, il naso e la bocca. Andremo a fare o rosa o rossa. Con ago e filo riempite anche gli spazi vuoti qui che sono sugli occhiali e sulle ciglia. Andate poi a realizzare anche la cicatrice con il filato rosso. Andate a fare come avete fatto fino ad ora tutto intorno col filo. E realizzate anche la bocca. Fatto tutto questo possiamo andare ad unire i nostri pezzi. Fate attenzione a metterli correttamente e se casomai risulta leggermente più grande o più piccolo andate a rifilare con le forbici. E dobbiamo andare a unire queste parti con ago e filo. Andiamo a cucire tutto bene intorno e dobbiamo aggiungere un po' di fatta sintetica qui al centro. Lasceremo uno spazietto prima di chiudere definitivamente e dove andremo a inserire la fatta sintetica. Andiamo a vedere. Fermiamo bene con gli spilli in questo modo, cercando di non pungerci, facciamo attenzione e andiamo a cucire bene tutto intorno, tutta la parte dei capelli. Dobbiamo entrare in questo punto e dobbiamo realizzare il punto festone. Entriamo da una parte e l'altra, andiamo ad accavallare il filo e proseguiamo così per tutto il giro fino ad arrivare dall'altro lato prima che cominci il viso. Andiamo in questo modo, stringiamo bene e proseguiamo così fino a chiudere tutta la parte. Inseriamo l'ovatta sintetica, andiamo a distribuire bene e proseguiamo il lavoro con il filato color carne in modo da chiudere il volto. Andiamo in questo punto e proseguiamo a punto festone così come abbiamo fatto tutto il contorno della testa. Andiamo a proseguire anche per questa parte fino a chiudere tutto. Con ago e filo nero andiamo a tirare un po' leggermente questa parte centrale in modo da realizzare le fossette che poi
serviranno per inserire gli occhi. Fate in questo modo, entrate da questo lato, sempre verso il centro qui della pupilla, e andate a tirare leggermente il filo in modo da formare questa piccola incavatura per tutte e due le parti degli occhi. Andate poi a ritagliare le pupille in questo modo: tagliate prima la parte bianca e poi la andate a ritagliare su un pannolenci bianco, e poi ritagliate la parte nera, l'andrete a ritagliare sul pannolenci nero. Ritagliate la cornea e la pupilla e poi le andate ad incollare, poi incollate successivamente sugli occhiali, nella parte interna degli occhiali. E la testa di Harry Potter è fatta. Dobbiamo andare ora a fare il corpo. Ritagliamo dal pannolenci nero le sagome del corpo. Dobbiamo tagliarle così come le vediamo. Dobbiamo ricordarci di fare quel collo che vi ho detto prima, quindi andate a ritagliare un pochino più in alto qui, in modo da inserirlo poi nella testa. E dobbiamo fare una sagoma così dalla parte davanti, l'altra sagoma la andremo a fare a rovescio, in questo modo. Ritagliamo poi tutte e due le sagome e poi andremo a cucire insieme, come vi farò vedere. Dalla mano possiamo tagliare la scopa in questo modo e poi andremo successivamente a realizzarla con il pannolenci grigio. Quindi tagliate in questo modo e andate a rifilare tutta la sagoma. Con un pennarello azzurro sono andata a realizzare il contorno delle pupille in questo modo. Tagliata la prima sagoma, andiamo a tagliare la seconda sagoma. Possiamo utilizzare anche questa che abbiamo già ritagliato, l'appoggiamo in questo modo e andiamo a ritagliare, fermando con gli spilli, tutta la parte. Ricordatevi di lasciare la parte del collo in questo modo. E dobbiamo poi andare a ritagliare anche questa parte qui del braccio. Fate attenzione a tagliarla in questo modo. Andate a fare un piccolo tratto e poi ritaglierete successivamente. Quello che dobbiamo fare ora è ritagliare dal pannolenci giallo le rifiniture. Dobbiamo andare a tagliare questa scollatura a V con questa riga qui. Dobbiamo andare a tagliare queste rifiniture qui che vanno nel braccio e quelle che vanno sulle scarpe. Con le forbicine ci andiamo a ritagliare questa parte qui e poi la andiamo a ritagliare sul pannolenci. E andiamo a ritagliare anche i bordi delle maniche e delle scarpe. Dal pannolenci color carne andiamo poi a ritagliare le mani. Andiamo a ritagliare prima qui e poi andiamo a tagliare sul pannolenci. Di questa mano ne dovete tagliare due, una va sopra e l'altra andrà messa sotto. Andate a ritagliare anche la parte color carne qui del collo dove manca, in questo modo. Con ago e filo andiamo a realizzare le dita, andiamo a fare semplici trattini in modo da simulare le dita alla mano. Andiamo più avanti, ne andiamo a fare un'altra. Ne facciamo ancora un'altra e possiamo ora andare a incollare queste parti che abbiamo realizzato.
Nell'incollare cercate di farlo soltanto nella parte centrale, in questo modo non vi sarà difficile poi passare ago e filo per cucire il contorno. Andiamo a cucire bene tutto il contorno, cominciamo da un lato e andiamo a fare il nostro punto festone. Lasciamo poi uno spazio vuoto dove dobbiamo andare a inserire l'ovatta sintetica. Potete farlo di volta in volta man mano che andate a chiudere il vostro lavoro. Fate rientrare il nodino e andate con ago e filo a realizzare i vostri punti. Cercate di farli tutti alla stessa distanza uno dall'altro. E proseguite per tutto il giro. Man mano andate a riempire con la vatta sintetica. Andiamo a realizzare la scopa utilizzando sempre lo schema come abbiamo fatto per le altre cose. Andiamo a cucire, magari riempiamo solo la base di sotto perché questa è stretta e la lasciamo così. Andiamo a unire solo sopra e sotto e poi andiamo a ritagliare dal pannolenci giallo lo stemma, andiamo a fare anche lo stemmino rosso e poi anche questo bianco, che poi magari possiamo andare ad aggiungere la scritta con un pennarello come più vi piace. Oltre a fare la scopa potete anche realizzare una semplice bacchetta anziché utilizzare magari la scopa, andate a fare solo una bacchetta e la mettete tra le mani. Andiamo poi a fare un taglio dietro alla nuca qui con le forbici e poi andremo ad inserire il collo che abbiamo realizzato fino all'altezza giusta e andremo a mettere un po' di colla e andremo ad incollare all'interno. Entriamo con le forbici in questo punto e andiamo a fare un piccolo taglio dove andremo ad inserire il collo così come ho detto. Inseriamo il nostro collo e poi andremo a mettere un po' di colla all'interno in modo che regga bene. Magari vi aiutate con una penna o con una matita ad inserire all'interno, anche con le forbici potete fare. Inserite il collo bene all'altezza giusta e poi andate a fermare con un po' di colla. Guardate bene se avete inserito bene e poi mettete un po' di colla sia sotto qui che sulla parte interna dietro. Ed eccola qui, questa è la mia versione di Harry Potter in pannolenci terminata. Spero che vi piaccia, spero che piaccia ai vostri bimbi, ai vostri amici, a chi volete donarla. È molto semplice da realizzare, basta seguire lo schema e il gioco è fatto. Potete farlo della grandezza, della misura che preferite, basta ingrandire lo schema e diventerà più grande oppure farlo più piccolo come più vi piace. Potete farlo anche a portachiavi. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto tutti al prossimo video. Mi raccomando, condividetelo, fate iscrivere i vostri amici e se lo fate taggatemi così vedrò anche i vostri lavori. Ciao ciao, alla prossima, baci!